mercoledì 29 maggio 2019. Buongiorno. Oggi ho il piacere di avere a buongiorno Maria Cefalà, pianista. Buongiorno. Che bella presa. Io di solito con un pianista sono molto intimorito, non voglio rovinare la mano, quindi non schiaccio, invece lei mi ha preso la mano. Accompagnata da Mirko Zullo, regista, nonché responsabile dell'associazione di cui adesso parleremo, perché la Dolce e bellissimi occhi, perché sono qui, finalmente la vedo in primo piano, la vedo da vicino, pianista giovane, tra le altre cose, Maria Cefalà è una pianista milanese, interprete del repertorio di Johann Sebastian Bach. Lui. Come si dovrebbe pronunciare, sì, abitualmente? Perché tutti dicono Johann Sebastian, no. Johann Sebastian Bach. La sua difficile, leggo da internet, leggiamo, la sua difficile storia personale è profondamente legata al percorso artistico che ha intrapreso. Anna Kravchenko, la pianista che l'ha scoperta, ha detto di lei: Maria è una sceta del pianoforte. Il suo talento e la sua assoluta devozione alla musica fanno di lei un'interprete rara e soprattutto vera. Totalmente immersa in una solitaria ricerca, la sua visione di Bach tocca il cuore, teneramente intima, raffinata, ogni volta piena di magia. Giovanissima e in questo momento coinvolta in una sfida, in un bel programma, in una bella sfida. In una bella sfida. Che è? Me la racconta lei? Sì, stiamo andando nelle carceri, in 5 carceri in Italia, con questa fondazione, di la Fondazione Casa dello Spirito delle Arti, che è una fondazione di Arnoldo Mosca Mondadori, e stiamo portando Bach in carcere. Quindi abbiamo fatto San Vittore e poi oggi pomeriggio siamo a Pavia, il carcere di Pavia, Brescia, Vigevano e Poggio Reale. Quando Napoli. Vigevano, visto che siamo a Vigevano? Vigevano a luglio. Il 6 luglio. E poi l'ultima che non ho sentito? L'ultima è Vigevano, prima c'è Poggio Reale, Napoli, che sarà tosta, sì. E la sfida è quella di andare a raccontare la musica classica, di avvicinarla e di portare la bellezza in questi posti dove c'è bisogno. E Mirko Zullo fa regista di tutto questo. Io sono stato chiamato in causa appunto per documentare. Allora, il concetto è, siccome questo è, secondo me è un bellissimo progetto di una fortissima sensibilità, restava un po' troppo isolato, perché essendo eventi nelle carceri, quindi eventi chiusi, non aperti al pubblico. Credo che comunque nelle carceri c'è un pubblico, certo, un pubblico, sì, che è in una situazione dedicato, particolare, certo, ma è un pubblico assolutamente. Però c'era anche, come dire, la volontà, la voglia, il desiderio di far uscire, di far conoscere poi a un pubblico più ampio quello che succedeva, scusate, e quindi l'idea di documentare tutte queste tappe per poi farne un documentario che raccontasse Discovering Bach nella sua completezza. Discovering Bach nelle carceri, dunque, sì, c'è già stato un esempio, c'è già stato un impatto. C'è già stato un impatto a Milano, a San Vittore. Milano, la San Vittore. La settimana scorsa. Ecco. Siamo reduci. Allora, io voglio sapere da Maria e dalla sua sensibilità, com'è stato? È stato molto forte. Molto forte e molto bello. Il primo impatto è stato di terrore cieco. Perché? Perché per una donna entrare in carcere, andare a parlare con... C'erano solo uomini? Prevalenza uomini, una minoranza. Perché di donne. Perché sono anche le donne. Ci sono anche le donne, ma erano una minoranza nel pubblico. E la prima cosa è che ti senti gli occhi addosso. Cioè, ti senti proprio gli uomini che ti guardano. E questa cosa... Cioè, come nei più classici stereotipi del carcerato, quando vede una bella donna. Un po' sì, un po' sì. Succede. Per cui questa cosa inizialmente mi ha molto intimidita. E la cosa bellissima è che c'è stata poi una trasformazione nel corso poi di questo incontro con loro. Per cui poi parlando e suonando... Non è solo una bella donna, è anche un artista.
Sì, c'è anche un cervello dietro. No, non è il cervello, c'è arte. Perché sì, sì, arte e cervello. L'arte scaturisce dal cervello, dal cuore, da un sacco sì. di... Allora, nella storia di Maria, adesso fra 2 minuti mandiamo il filmato dove suona, perché così la facciamo sentire. C'è un giovanissima, perché Maria è giovanissima, ragazzi. Però c'è stato un momento, sono 3 anni di blocco per un'infiammazione alle braccia che non le hanno permesso di toccare lo strumento, e mentre stava ferma e cercava di riabilitare questo movimento delle braccia, siccome non è capace di stare ferma, mentre stava ferma ma non è capace di stare ferma, è diventata, si è dedicata all'insegnamento, è diventata dottore magistrale in musicologia. Cosa fa il dottore magistrale in musicologia? Perché ogni tanto si imparano delle cose nuove. Ma non lo so. Studia gli aspetti letterari, storico-filosofici, filologici, filosofici della musica. Della musica, cioè come la musica ha impattato sulle tutto gente. Quello che non è il suonare, quindi tutto l'aspetto storico, letterario, tutto quello che c'è dietro, che non è il prettamente il suonare, è la musicologia. Sì, che comunque la musica da sempre ha impattato sulla da civiltà sempre, e sulle certo. Accompagna il cammino dell'uomo. Sì. Comunque questo periodo di interruzione in cui lei è diventata dottore in musicologia, questa cosa qui, cambia il suo modo di fare musica. Sì. Cioè? Cioè prima di avere questo momento di tracollo io suonavo tante ore e suonavo... Forse anche un po' senza passione, perché il mondo dei meccanicamente, il mondo dei conservatori è un mondo che ti spinge molto, ti carica molto, ti fa studiare molto. E a volte rimane poco. Ti standardizza. Ti standardizza e ti affatica, ti stressa, è un grosso peso. E quando appunto mi sono dovuta fermare, ho capito cosa voleva dire fare la musicista, ed era un'altra cosa, non era suonare tante ore o essere bravissima tecnicamente. Sei come il nuotatore, non è che l'allenamento è solo fare chilometri di vasche avanti e indietro senza pensare a nulla, ogni tanto bisogna avere anche il guizzo. Esatto. E lì ho detto, ma a me piace Bach, quindi quando ho ricominciato, che questa pianista Anna Kravchenko, che è una celebre pianista, mi ha ripescata dal nulla. Allora, pianista ucraina Anna Kravchenko, vincitrice a soli 16 anni del concorso pianistico Busoni. Quest'ultima, la Kravchenko, vede un video in cui Maria interpreta una toccata di Johann Sebastian Bach, le riconosce un talento unico nell'esecuzione di questo repertorio e la chiama a studiare con sé. Sentiamo Maria che suona. Thank you.
sono solo io, deve accontentarsi. Ecco, anche Mirko mi aiuta. Maria Cefalà, allora, studia Bach, aveva già dentro Bach dentro di sé, nel 2017 porta a termine lo studio integrale delle partite, che non sono partite di calcio, delle partite di Johann Sebastian Bach, al quale seguiranno tutte le altre raccolte del compositore, per cui c'è questo lasciarsi andare con Bach. Sì. Il progetto di dedicare una farsi vita... Farsi entrare Bach. Sì, ma è una questione di... Io mi diverto molto, in realtà. Cioè, è una questione... Ma quando si fa un lavoro, bisogna divertirsi. Sì. Allora, quello è il lavoro della vita. E lo si affronta con gioia e con molta minor fatica. E così. Glielo dico dall'alto di qualche annetto d'esperienza. Quindi, lei si diverte molto e suona Bach... la Kravchenko, sì. Ecco perché non vorrei sbagliare il nome, non era pianista, la Kravchenko, anche perché mi piace tantissimo il piano, altro genere, Errol Garner, però ogni tanto quando mi voglio rilassare un po' di musica classica col piano è proprio il relax assoluto per passare la giornata con la testa abbastanza leggera. E lei vuole portare questo nelle carceri. Sì. Esattamente. Ho sì. visto però che stavano attenti i carcerati, perché sì. questo qui, il filmato che abbiamo visto, Discovering Bach, era tratto da proprio quello che avete fatto era San Vittore. Vittore. Quindi regia di Mirko. Abbiamo apprezzato, apprezzato moltissimo la regia di Mirko, bisogna sempre che anche il comprimario, in questo caso, e non me ne abbia male se dico il comprimario, ma sì. oggi abbiamo... Maria Cefalà, che è l'artista principale, quindi abbia il suo ruolo e abbia i suoi complimenti. Quindi glieli abbiamo fatti e a posto. E sì, adesso dovrà fare anche di più, perché oggi Pavia. Oggi pomeriggio siamo a Pavia, sì. E, sì, quella era San Vittore, devo dire che erano molto attenti. Questa cosa mi ha stupito molto, nel senso che parlando... Ma sa, non è che in carcere credo abbiano tanto da fare. Per cui è una novità interessante, anche perché è una novità di eccellenza, una novità di qualità, per cui secondo me viene accettata con attenzione da parte, perché crea delle emozioni. Sì, e soprattutto la differenza di questo progetto sta nel fatto di portare la musica classica in un modo che sia vicino, quindi raccontarla in modo semplice. Quello che c'è dietro Discovering Bach è l'idea che questa musica classica, che è vissuta sempre come distante, come una roba che non si capisce, come lontana, sia invece avvicinata. Quindi quando io vado a fare questi concerti in carcere o fuori, suono e parlo di Bach. Ecco, era la domanda successiva, ecco, dicevo. Lei arriva lì, brum, si mette lì, suona? No, lei no, racconto. Racconta, spiega. Racconto anche quello che c'è dietro. Racconto chi era questa persona, perché Bach appunto è visto forse come il più inarrivabile dei compositori. Lo racconti un po' anche a me, perché non è che io sia un genio musicale, sono stato uno dei più bravi sull'anglo americano anni 70-60, ecco. Ma su Bach effettivamente qualche piccolo limite. Ma tutta la musica, dopo Bach tutti si sono ispirati a lui, quindi in qualche sì. modo è il papà di tutti, sì. Ma Bach è visto come quello più, tutti più o meno ce l'abbiamo nell'orecchio, il nome ci risuona. Ma non abbiamo idea. Ci sono Mozart e Bach, i due che esatto. se la battono, no? E però, per esempio, di Mozart, Beethoven, Chopin si sa tanto. Della vita di Bach si sa che è stato un grande, ma non si sa molto. Perché? Dove? Esatto. Con chi? Esattamente. E lui cioè il gossip su Bach. Il gossip su Bach manca. Ma manca, ecco. E invece c'è molto da dire, nel senso che era anche lui una persona normale, con le sue problematiche, con il fatto che per lui la musica fosse un mestiere, doveva comporre di mestiere, aveva una famiglia numerosa, ha avuto una ventina di figli. Prolifico sì, però. Prolifico. Ragazzi. Ed era un uomo di fede, non in senso bigotto, non nel senso di fare quello che andava in chiesa per sì. far scena, ma profondamente. Cioè era uno che ha fatto musica perché sentiva una missione. Sentiva che. Ma la sua vita sentiva compito. Come musica sacra. Musica senso. Sacra e anche musica. Ha fatto musica di tanti generi, anche musica più divertente, l'ha cantata nel caffè, le danze, cioè ha fatto varie cose. Però sicuramente c'era questo aspetto di religiosità molto forte. Ed era una persona anche poi con le sue parti di carattere difficile, cioè aveva tutte le sue cose.
Però il fatto di andare a raccontare una personalità del genere, perché è stato forse il più grande genio della storia della musica, tutti quelli che sono venuti dopo di lui hanno detto Bach è stato il più grande. Sì. E questo perché Bach... E tutti hanno pescato, me lo dicevo prima. Tutti hanno ripescato da Bach. A piene mani da Bach. Sì, ancora adesso autori modernissimi si ispirano a Bach e lo dichiarano. Certo, ma perché Bach usa già dei principi, per esempio la sincope, utilizza dei ritmi fantastici che a volte ricordano veramente il jazz o musica del Novecento, cioè è stato veramente un genio. Un grandissimo genio. E quindi raccontare questa persona, quello che ha fatto, come l'ha fatto, in una maniera vicina, cioè non arrivare lì, suonare, è una cosa che avvicina questo mondo della classica lontano, disgraziatamente lontano dalla gente, e ha funzionato anche in carcere, perché la cosa interessante è stata che poi abbiamo raccolto questi scritti dei carcerati che hanno lasciato un commento scritto sul concerto e hanno scritto delle cose straordinariamente belle. Questo è bello, ne ha qualcuna? No, non ce l'ho. Cattiva. No, perché... Però gliele racconti. Me ne racconti qualcuna? Uno per esempio ci ha scritto erano sei anni che non provavo tenerezza nel mio cuore e pensavo di non emozionarmi più, ma grazie a Dio sono in grado di provare tenerezza. Cioè, bellissimo. Grazie a Bach. E un'altra, una donna invece ci ha scritto, la musica di Bach mi fa capire che non vorrei essere pienamente felice e basta, perché se fossi solo pienamente felice non avrei niente verso cui tendere. Ma pensa a te. Straordinario. Stiamo parlando di carcerati, ragazzi, persone... in gattabuia. Ma purtroppo l'idea è che noi perché molti pensano sono lì, no, c'è sempre un cervello che lavora, che funziona, c'è un'azione di recupero, ma ci sono persone con qualità che a volte vengono trascurate, vengono messe all'indice perché dicono quello lì carcerato, sono umani esattamente come lei, come me, come altre persone qui nello studio, per cui poi saltano fuori frasi e sensazioni ed emozioni di questo genere. Sì, anche poi le abbiamo anche intervistate. È bellissima questa della felicità. È meravigliosa. È stupenda. Le abbiamo anche intervistati, perché loro prima e dopo il concerto hanno intervistato dei carcerati, Mirko e la sua troupe. Io non li ho ascoltati, però hanno detto anche lì credo cose molto forti. Ma credo che, come diceva Ettore, questa cosa stupisce ancora di più perché viene a sradicare un po' lo stereotipo che abbiamo, no? Siamo in carcere, le persone sono lì perché hanno commesso degli errori tendenzialmente. Quindi sono come delle figurine, pensi, no? Esatto. Invece quando ti arriva questo impatto che è, voglio dire, sono esseri umani, ti stupisce ancora di più. È stata un'emozione fortissima. Io, come dicevi prima, è fondamentale divertirsi lavorando, e fortunatamente anch'io faccio un lavoro dove ogni volta ti diverti, perché ogni volta è una situazione nuova, ogni volta sono contesti diversi, persone diverse, però non ero mai stato in carcere nella mia vita prima d'ora, fortunatamente, anche volendo. Sì, ma è un'esperienza. Ed è stata una cosa fortissima. Ci sono stato a guardare e conoscere tanti anni fa. Bisognerebbe, non dico fare la visita guidata, che in America le fanno, qui da noi no, però, a volte sensibilizza, dà un'idea della dimensione in cui vivono queste persone che comunque sono persone come noi. Certo, e di rimando apprezzi ancora di più la tua poi di vita, che insomma anche uscire è stata una bella sensazione, insomma, alla fine della giornata. Sì. Però è un confronto, certo, no? Assolutamente. Un confronto di vite, fuori e dentro. Esatto. C'è un motivo se sei dentro, c'è un motivo se sei fuori. Cosa pensa di sviluppare Maria con il futuro dopo questa esperienza? Cioè questa esperienza serve a Maria Cefalà per vedere come va e se va. La divulghiamo non dico in tutta Italia, ma in tutta Europa e in tutto il mondo, questa cosa di andare a suonare Bach nelle carceri, o in questo momento è un episodio a sé stante? No, allora è un primo episodio di quello che è una visione più ampia, cioè l'idea è quella di sviluppare questo progetto
di continuare a portare la classica quanto più in basso possibile, che non significa necessariamente sempre in contesti difficili, però significa veramente creare una visione della musica classica che sia nuova e quindi continuare a portare. Mi piacerebbe andare nelle scuole, nei conservatori, negli ospedali. La musica classica, che è apprezzata da molte persone, molti dicono: ah no, ma la musica classica no, perché effettivamente non dico non la conoscono, ma non conoscono come approcciarsi alla musica classica. La musica classica ha delle grandi qualità, ve lo dice un ex disc jockey puro di anglo-americano specializzato in rhythm and blues, per cui figuratevi, parliamo di 40-50 anni fa, ma nei momenti di relax, io nel mio computer, quando voglio stare tranquillo e lavorare, ho la musica classica, per lo più pianoforte, che è poi quello che mi rilassa di più, anche perché a me sarebbe tanto piaciuto imparare a suonare il pianoforte, che suonava molto bene la mia mamma. Non ci sono mai riuscito, so suonare benissimo Fra Martino Campanaro. Anch'io, ed è tutto quello che so suonare, per cui questa sofferenza di non saper suonare il piano mi fa apprezzare ancora di più quelli che suonano bene il piano. 8:42:30, buongiorno da Milano Pave TV, in compagnia di Maria Cefalà, pianista, bravissima, e di Mirko Zullo, il suo regista, per quello che sta compiendo in questo momento Maria, tramite una fondazione, sta girando nelle carceri a presentare la musica di Johann Sebastian Bach. Ma siamo arrivati, prima della pubblicità, a scoprire che il mio pezzo in cui sono magistrale nell'esecuzione, l'unico, che è Fra Martino Campanaro, ha una correlazione con Bach, e lei l'ha suonato nelle carceri. Quindi io ti immagino, a questo punto diamoci del tu, perché è inutile essere ipocriti, ci stavamo dando del tu durante la pubblicità. Tu vai nelle carceri, mi dici che suoni Johann Sebastian Bach e poi mi confessi che suoni Fra Martino. No, spiegami, perché a questo punto sbarello io. Ma tramite Fra Martino si può spiegare in maniera semplice e chiarissima come funziona molta della musica di Bach. Cioè Fra Martino è un canone, lo cantavamo da piccoli. Sì. Cioè, se io comincio a cantare Fra Martino campana, e poi tu attacchi. Dormi tu, esatto, suona le campane. Quindi sono due voci, due che cantano, che fanno la stessa cosa, sfasate, giusto? Bach, so farla anche in francese, sì. Frère Jacques, dormez-vous les cloches. E Bach fa, uno dei principi fondanti della musica di Bach è questa idea qua, cioè delle voci che si rincorrono, di un tema che ritorna e delle voci che devono funzionare bene una sopra l'altra insieme. E quindi Fra Martino è un esempio. Fra Martino è perfetto. Quella è la roba lì, Quindi hai suonato Fra Martino dicendo: adesso vi farò capire questa cosa con Johann Sebastian Bach. Abbiamo delle altre fotografie oltre al suono. No, non so cosa avete fatto vedere fino adesso. Abbiamo solo il filmato? Solo quel filmato di 2 minuti? Sì. Mi era stato detto che c'era un filmato di 2 minuti e c'erano fotografie, e io resto. Va bene. Caspita, non mi fate vedere queste fotografie, non ho capito. Casa circondariale di Torre. Del Gallo in via Vigentina a Pavia, oggi mercoledì 29 maggio 2019 alle ore 16, come facevano i proclami una volta con i tamburi, Discovering Bach con Maria Cefalà, quindi alle 4 oggi, ma qui non è aperto al pubblico, qui solo per i carcerati. Sì, e c'è anche un ospite. Sì, perché ogni volta c'è un ospite culturale. Sì, esatto. Cosa fa l'ospite culturale? L'ospite culturale, che in San Vittore è stato Arnoldo Mosca Mondadori, che è il co-ideatore di questo progetto, e oggi è Luigi Bignami, che è un divulgatore scientifico molto bravo. Di volta in volta l'ospite fa un'apertura del concerto in cui parla
della bellezza nel suo campo. Quindi fa un monologo di 15 minuti in cui ci parla della bellezza. Perché l'idea è che... E qual è il campo di Bignami oggi pomeriggio? Diamo un'infarinatura. E l'ambito scientifico. Scienza, l'ambito sì. scientifico. Quindi... Non sappiamo. Uno come Bignami, da come lo conosco io, 15 minuti non gli bastano. Perché... No, sì, vedremo, vedremo. Non sappiamo in realtà di cosa parlerà. Cioè, sappiamo che si occuperà di scienza. Portati dietro tanta pellicola, dove sì. sei il regista. Una volta c'era il problema della pellicola. Adesso no. Meno male, sì, con il digitale può fare ore di discorsi. E tu quindi ti attacchi poi su di lui, immagino che lui dirà, ma adesso tutto questo sproloquio che vi ho fatto verrà immaginato e concluso dalla stupenda interpretazione di Maria Cefalà. E io la farei così, cioè dopo che ho parlato della genetica delle cavallette del Venezuela, che è un argomento immagino importantissimo e dotto, e a quel punto lì l'aggancio, e anche loro quando ascoltavano Bach erano, si riproducevano più volentieri. No, l'idea è che di volta in volta il concetto di bellezza in musica, quindi la bellezza di Bach entra nelle carceri, sia introdotta dal tema della bellezza in altri campi del sapere, nel senso che la musica è circondata da questi altri saperi, quindi la scienza. Mm-hmm. Poi abbiamo Maria Soresina a Brescia, che è una dantista fantastica, una signora di 80 anni eccezionale, che ci racconta di Dante. Fantastico. Poi abbiamo a Napoli Don Marco Pozza. La bocca sollevò la fiera base del peccatore. Abbiamo Don Marco Pozza a Napoli, che è un prete bravissimo, giovane, che va nelle carceri, persona fantastica. E poi Agostino Roncallo, che è un linguista. Quindi ogni volta ci sarà una di queste persone che ci racconta del suo... Che introduce. Introduce. E poi quanto tempo tu suoni? Io, il mio spettacolo dura una cinquantina di minuti. Quindi vari pezzi. E vari pezzi, vari racconti, momenti di commozione, perché l'altra volta ho avuto un crollo emotivo pazzesco. Tra l'altro, sono scoppiata a piangere. Sì, sull'Alemanna, sì, che la vedeva. Io difatti non dicevo niente, ma dicevo qui c'è una sensibilità dell'artista, sì, che sta incidendo sul pezzo, sì, sì, perché vedevo che tu avevi dei momenti, il magone, come si dice, sì, sì. Che è stato contagioso, perché poi anche il resto della truppa a un certo punto stavano piangendo tutti. Piangevano tutti. Ma questi sono gli effetti, le emozioni dell'arte, cioè, che sia musica, che sia pittura, che sia poesia, che siano situazioni che creano emozioni, quando si dice arte. Quindi oggi pomeriggio a Pavia, che cosa suonerà Maria? Che bello, fa una rima così, ecco, già questa è un'emozione. Oggi pomeriggio alle 16.30 a Pavia, che cosa suonerà Pavia di Johann Sebastian Bach? Perché tu avrai studiato anche un crescendo, una programmazione. C'è un crescendo. Non è che butti dei brani a no, caso. No, partiamo da un minuetto, che è la prima cosa che si studia di Bach a 7 anni. Sì. Re, sol, la, si, do, re, sol, sol, che è una suoneria da cellulare, e invece gliela suoniamo... E poi da lì passiamo attraverso un preludio. Però è bello anche dire, adesso una suoneria di cellulare da Bach fatta per piano. Sì, perché oggi i giovani, i ragazzini immagino che conoscono la vedano così. Quello. Ah, ma questa è la suoneria, sì, del cellulare? Sì, fatta per piano. Esatto. Sì. E varie invenzioni a due voci, una partita, sono vari estratti, cioè l'idea è stata proprio quella di prendere pezzi piccoli, brevi, in modo da non fare il concerto di classica pesantone, ma di intrattenere, appunto. Allora, io vi ricordo, oggi pomeriggio, tanto non ci potete andare, però perché lo sappiate, alle 16.30 ci sarà il secondo intervento di Maria Cefalà, in un carcere, nel carcere di Pavia, dove suonerà Bach, però noi siamo in grado di farvelo vivere con la registrazione che è stata fatta a San Vittore. Vorrà dire che quando riprenderà a settembre Buongiorno, vi faremo vedere in sequenza ogni tanto tutti gli altri, e adesso io concluderei proprio con un pezzettino, non lo faccio risentire tutto, ma risentire quello che hai fatto con l'ausilio di regia di Mirko in quel di San Vittore. Quando è successo a San Vittore? Giovedì scorso. Giovedì siamo scorso, fatti. Quindi era la settimana scorsa, giovedì 30 al 23. Grazie. Io devo andare Grazie. A giovedì per ricordarmi 7 giorni in meno e dire 23.
Intanto grazie. Grazie di cuore. Alla dolce Maria Cefalà, grazie a Mirko, e io chiuderei proprio, se mi mandate un pezzo di musica prima della pubblicità, che mi sembra concluda perfettamente questo quest'ospitata.